Non si è fatta aspettare la risposta della giunta del comune di Varano Melegari alle note del consigliere di minoranza Luigi Bassi sull'ultimo consiglio comunale giudicato troppo veloce e di censura. Sulle critiche di questa amministrazione al mancato risparmio della caldaia Cippato ritenute infondate e all'eccessivo aumento delle tariffe di trasporto scolastico per le fasce ISEE. Un consiglio di solo 20 minuti senza risposta verbale alle interpellanze del consigliere Bassi. Diciamo che i consigli comunali a volte sono brevi perché diciamo, i punti dell'ordine del giorno sono irrilevanti, nel senso che sono di entità limitata, perché c'era nell'ultimo consiglio comunale avevamo la convenzione con ASP per il rinnovo, perché siamo usciti dall'Unione dei Comuni, e avevamo le nuove tariffe praticamente TASI. Diciamo, l'affermazione del consigliere di minoranza Luigi Bassi in merito al fatto che non è stato lasciato parlare non è assolutamente vero, gli sono state tutte le possibilità del caso, l'unica motivazione che asseriva lui, ma il segretario comunale, prendendo alla mano il regolamento del Consiglio Comunale, nel momento in cui un consigliere fa un'interpellanza che chiede la risposta scritta o verbale, in questo caso è stata data la risposta scritta e quindi come tale non era opportuno continuare a discutere sulle stesse motivazioni. Sulla caldaia Cippato, sì o no, non è una questione di inquinamento, ma di imputazione di costi. È una questione più economica che ambientale, nel senso che il Cippato ha dati alla mano, di fatto si dimostra che l'impianto, che è costato la bellezza di più di 400.000 euro, in realtà non porta i benefici che doveva portare. Nel senso che di risparmio non ne abbiamo avuto e anzi in alcuni anni la spesa è aumentata. Abbiamo dimostrato che il nostro parametro di riferimento è l'anno 2014 e nel 2014, attestato dall'allora giunta comunale, di cui era sindaco Luigi Bassi, noi abbiamo avuto solo spese di gas metano. Non altre voci di spesa. Nel 2014 la spesa per il gas metano per gli edifici comunali, per le scuole, era pari a 37.455 euro. Nell'ultimo anno, il 2018, la caldaia Cippato più il gas è venuta a costare la bellezza di 44.000 euro. Non solo non ha portato un beneficio alle casse comunali, ma ha anche apportato delle handicap, direi molto gravi per quanto riguarda l'impianto del riscaldamento. In più di un'occasione abbiamo avuto le scuole al freddo. Infine, sull'aumento del trasporto scolastico, i dubbi tra importi e valori di percentuale. Costo da parte delle famiglie come incremento sotto l'aspetto della tariffa del trasporto, diciamo, per gli studenti e per gli scolari è sì aumentata, ma in rapporto sono poche migliaia di euro. E questo è stato anche fatto per uniformarci un po' a quelli che sono anche i comuni limitrofi, per evitare ovviamente di evitare agli altri comuni di dire ma Varano è più bassa, quindi ci siamo trovati nella condizione ovviamente anche di metterle più o meno nelle stesse condizioni.